Quest'uomo ha massacrato un'intera famiglia solo per poter adottare suo nipote. Il 18 luglio del 2009 i corpi della famiglia Lin, composta da Min, Yun, i figli Henry e Terry e la zia Irene, vengono trovati nella loro casa di North Epping. La scena del crimine è davvero un disastro, l'arma del delitto, un martello. Le uniche prove della presenza di qualcun altro all'interno di quella casa sono costituite da 24 impronte di scarpa, tutte appartenenti alla stessa persona. L'unica sopravvissuta della famiglia è la 15enne Brenda Lin, che in quel momento si trovava a New Calenda insieme alla sua scuola in gita scolastica. Solo un giorno dopo l'accaduto, gli zii paterni di Brenda, Katie e Robert Sai, firmano tutte le carte necessarie per poter adottare Brenda. Quello che quasi nessuno aveva notato, però, era che Robert aveva un interesse malato nei confronti di sua nipote. Ad accorgersi della situazione e dei possibili abusi fu un'insegnante di Brenda che decise di allertare la polizia. I detective iniziarono a sospettare di lui, fecero una perquisizione nella sua abitazione e trovarono diverse tracce di sangue appartenente alle 5 vittime. E anche un paio di scarpe da ginnastica che combaciavano per misura e per tipologia alle impronte lasciate sulla scena del crimine. Robert venne arrestato e al suo processo fu la stessa Brenda a testimoniare contro di lui e a raccontare gli abusi subiti negli anni. Al termine del processo, nel 2011, Robert è stato condannato all'ergastolo.